installazione meravigliosa che vedete, un battito di ali, rappresenta qualcosa che soltanto un artista ovviamente può esprimere in modo compiuto, però anche a un occhio, diciamo così, profano, comunica il senso di un legame profondo, questo intreccio di cime, questa inclinazione a librarsi. Quando ho visto la foto di questa installazione, ho pensato a tante cose, però c'è un verso di Dante che è bello, che introduce l'ingresso nel purgatorio, che dice: "Non vi accorgete che noi siamo vermi nati a formar l'angelica farfalla?" La farfalla è da sempre il simbolo, fin dall'antichità, della trasformazione. Della trasformazione da uno stato all'altro, in fondo anche il dolore, la morte, il terremoto, che è un moto della terra che si trasforma, di cui noi siamo figli in quanto abitanti di una nazione sismica. Ecco, la farfalla rappresenta tutto questo, rappresenta la possibilità di trasformare il dolore, il ricordo in forza creativa che si libra. E si fa significato di rinascita, di compiutezza, la metafora dell'anima in fondo. Per me l'emozione è inspiegabile, è enorme, è un grandissimo onore. Sento un po' la responsabilità di dover lanciare un messaggio a tutta la comunità. E al contempo un'istituzione come quella del Maxi rende il tutto più significativo.